Lucia Spettini, c'è una squalifica, te lo chiedo subito perché sì. Entriamo in argomento, c'è una squalifica di 2 turni nei tuoi confronti per espressioni blasfeme. Credo che sia stata anche già ripresa da siti e cose varie. Noi non ce l'abbiamo. Noi non abbiamo niente. Abbiamo appena pubblicato. Cioè? Volevo proprio chiedere. A me? Voi sì. Non avete ancora comunicazione. Sì. Non l'abbiamo vista ancora. E qua. La stanno già riprendendo. Ma che cosa è successo? Frasi blasfeme nella parte finale della gara vinta la Foggia a Castelrigone. Ma come? Che frasi? Sono impazziti questi. Scusa, sinceramente mi trovate un po'. Ma tu hai detto qualcosa? Io. Né l'arbitro che ha. Durante la partita, fine partita. Oh, anzi, l'arbitro come che chiacchierava tranquillamente, figura. Scusa, se è uscita la notizia qualcosa adesso magari vediamo un attellino. Forse nella sostanza del gol. Hai detto qualcosa di sbagliato. No. Sono stato in silenzio. Cioè che dice nel referto che diceva l'arbitro? Ma secondo me si stanno sbagliando. Vabbè, poi in campo te ne dicono tanto, cioè non è che. No. Ma è ufficiale che sono squalificato? Sì, è stato ripreso. Per 2 giorni. No, è impossibile. È una presa in giro questa. Non so. No, se è stata ripresa anche dal sito. Non ho visto le squalifiche. Ma sta sulla Lega? Sì. Beh, altrimenti loro non l'avrebbero pubblicata. Sì, no, le vittime, tutte le sanzioni. Quindi che cosa dice per quelle parole che abbiamo ricordato? Blasfemi. Sono una parola proprio. No. Per è impossibile. Fine, la parte finale della gara. Si sono sbagliati, hanno preso uno per un altro. Di sicuro. Vabbè, ha fatto un ricorso. Ma subito, però, non di costa. Vabbè, dai, fece la fine. Se no moriva! No. Allora ho detto aspetta, perché già sono iniziato. No, non volevo più parlare, volevo dire. Oh, no, no, che fai? Dici le frasi adesso. Ecco! Bravi, rimasto lì. Mannaggia, avete fatto morire, va? Sono cattiva. Questa la faccio pagare. Sono i tuoi compagni. No, la coppia è i tuoi compagni. Abbiamo deciso io e i tuoi compagni.